Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo questo cestino rotondo. Il punto di questo cestino in realtà l'abbiamo già visto in un cestino quadrato, quindi mi sembrava insomma carino proporvi anche la versione rotonda, visto che uno dei progetti che mi chiedete più spesso sono proprio i cestini. Per questo progetto useremo il nuovissimo Mantra Color in queste bellissime sfumature. Vi ricordo che questo bellissimo filato novità è disponibile in 8 colori diversi più tutti i colori monocromatici. Vi lascio tutti i link sotto al video nell'info box. Lavoreremo l'intero progetto con l'uncinetto numero 7, userò questo della serie Ergonomics di Prim. Per realizzare la nostra base tonda partiamo subito avviando un cerchio magico. Dopodiché alziamo il lavoro con una catenella che non contiamo come punto e andiamo a lavorare 6 maglie basse all'interno del cerchio. Ecco qua, tiriamo la codina naturalmente e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata, quindi ignorate la catenella che serviva solo per alzare il lavoro. Ovviamente andiamo ad ingrandire la nostra base, quindi una catenella, dopodiché lavoriamo 2 maglie basse in ciascun punto, quindi vado a fare un aumento, 2 maglie basse in ciascun punto, quindi ovviamente alla fine di questo giro avremo 12 maglie basse. Vi suggerisco di mettere il marker proprio nella prima maglia bassa lavorata perché è il punto in cui andremo poi a chiudere il nostro giro. Ecco qua, ho 12 maglie basse, ovviamente tolgo il marker e chiudo sempre con una maglia bassissima, questo sarà sempre così, nella prima maglia bassa lavorata. Vado ad aumentare ovviamente ancora un po', quindi la sequenza è una catenella che non conto come punto, una maglia bassa subito in questo primo punto. Mettiamo il marker così abbiamo l'occhio dove andremo poi a chiudere e sulla maglia successiva lavoriamo 2 maglie basse, quindi vado a fare un aumento. Quindi la sequenza è una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa e un aumento e alla fine di questo giro avremo 18 maglie basse. Ovviamente tolgo il marker e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Ecco qua, a questo punto andiamo ad aumentare ancora in sequenza, quindi questa volta lavoriamo maglia bassa e un aumento. Sempre una catenella per alzare il lavoro, dopodiché una maglia bassa qui subito nel primissimo punto. Ovviamente il mio marker su questa prima maglia bassa. Un'altra maglia bassa nella seconda maglia e nella terza lavoro l'aumento, quindi lavoro 2 maglie basse nella stessa maglia, questo significa ovviamente aumento. Quindi ricapitolando, maglia bassa e aumento per tutto il giro, quindi alla fine di questo giro avremo 24 maglie basse. Ecco qua, ho 24 maglie tutto intorno, quindi tolgo il marker e
chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Adesso vado a fare, nel mio caso, un ultimo giro di aumenti e poi vediamo come proseguire. Quindi, questa volta la sequenza è maglia bassa e maglia bassa, quindi una maglia bassa sui primi tre punti. Sul quarto vado a fare l'aumento, ma prima ovviamente posiziono il mio marker. Quindi, tre maglie basse e un aumento, e questa è la sequenza da seguire per tutto il giro naturalmente, e alla fine di questo giro avrete 30 maglie basse. Mi raccomando, per le principianti, contate ad ogni giro, che non fa mai male, così siete sicure di non aver sbagliato nulla. E come sempre tolgo il marker e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa. Ecco qua. Adesso io, diciamo che la mia base va bene così. Sono arrivata a fare, faccio proprio un piccolo cestino, vedete, a 10 cm di diametro. Naturalmente se ve lo volete più grande dovete continuare in progressione ad aumentare. Quindi il prossimo giro sarà 4 maglie basse un aumento, 5 maglie basse un aumento e così via. Una volta arrivate alla dimensione, quindi questa nel mio caso, cosa dovete fare? Andiamo a lavorare un semplice giro di maglie basse, però prendendo l'asolina dietro, che sono esattamente queste, vedete, asoline qui. Quindi adesso, sempre una catenella che non conto come punto, e vado a lavorare, vedete, in questa, solo nell'asolina esterna, questo per creare maggiore stabilità al nostro cestino. E ovviamente ripetiamo questa operazione in ciascun punto, quindi manteniamo sempre il nostro numero, nel mio caso di 30, quindi quello con cui abbiamo finito la nostra base tonda. Quindi una maglia bassa lungo appunto tutto intorno, ricordatevi, sempre nell'asolina esterna. Mettiamo sempre il nostro marker, però attenzione, questa volta ci serve proprio per individuare il primo punto che abbiamo lavorato, la prima maglia bassa, però non sarà il punto dove noi andremo a chiudere. Adesso poi vedrete, continuate così e poi vediamo proprio come lavorare questa maglia bassa particolare. Sono arrivata alla fine, vedete? Non chiudo, vi spiego un attimino. È semplicissimo, quindi non, niente di spaventoso. Allora, io ho i miei 30 punti, le mie 30 maglie basse. Cosa devo fare? Anziché andare a chiudere con una maglia bassissima, devo entrare nella prima maglia bassa lavorata, quindi qui dove ho il marker, e rientrare nel punto accanto, quindi, che in questo caso è questa asolina qua. Ora è giusto il primo giro un pochino più difficoltoso, ma no, difficoltoso tra molte virgolette, perché è facilissimo, dopo sarà veramente facile. Allora, quindi cosa faccio? Io entro nella maglia bassa del marker, diciamo così, vedete, entro, prendo il filo, non chiudo e rientro, vedete, quindi vado indietro con l'uncinetto, rientro in questo punto qui, aggancio il filo e lo porto poi sull'uncinetto. Quindi questa operazione farà sì che io avrò tre asoline sull'uncinetto. Ecco qua, vedete? Adesso filo sull'uncinetto e le chiudo tutte e tre. E questa è la nostra prima, diciamo, maglia bassa colonnina, perché vedete, avete visto nelle immagini iniziali che viene una specie di piccola colonnina molto carina. Allora adesso attenzione, non lavoriamo questo punto qui che è già lavorato, se guardate bene, vedete che c'è già la sola dentro, ma ovviamente vado in quello successivo, quello libero. Quindi entro, aggancio il filo, non chiudo
e rientro proprio in questo ultimo lavorato. Quindi rientro proprio in questo, vedete, ve lo faccio vedere con l'uncinetto, questo buchino qua, che è l'ultimo punto che abbiamo lavorato. Quindi praticamente io vado avanti di uno e torno indietro. In soldoni è questo. Ho tre asoline, filo sull'uncinetto, le chiudo tutte e tre. Adesso lo rivediamo ancora più zoomato e a rallentatore. Allora vedete che questo punto è lavorato e quindi io vado su questo successivo, questo qui. Quindi entro come per fare una maglia bassa e poi rientrerò in questo qui che ho già lavorato adesso. Quindi entro in questo successivo, aggancio il filo, non chiudo, rimango quindi con due asoline e rientro in questo punto qui dietro. Aggancio il filo, ho a questo punto tre asoline che chiudo, ovviamente prendo il filo e le chiudo tutte e tre. A questo punto ovviamente continuo nella stessa identica maniera, quindi entro in quello libero e rientro in quello già lavorato, diciamo così, sempre le mie tre asoline. Vi faccio vedere, vedete come viene il punto che sembra proprio una colonnina, è molto carino e avete visto poi non è difficile. Quindi proseguo ovviamente così per tutto il giro. Poi vi faccio vedere alla fine come ci agganciamo. L'importante è ovviamente mantenere, cioè queste colonnine devono rimanere dello stesso numero delle maglie basse con cui abbiamo iniziato, quindi nel mio caso 30. Sono arrivata quasi alla fine, mi raccomando dovete lavorare tutti i punti, ma non potete sbagliare perché appunto come vi dicevo prima dovete avere, nel mio caso 30 punti, continuare ad avere 30 punti. A questo punto chiudo con una maglia bassissima nella prima colonnina, chiamiamole così adesso per differenziarle, vedete come viene? Adesso è ancora più semplice perché abbiamo un punto ben definito. E anche abbastanza, avete visto, altino, quindi proprio che fa a questo effetto colonnina, quindi è ancora più facile vedere dove entrare. Quindi cosa faccio? Una catenella, non entro subito qui ma entro qui in questo secondo punto per poi rientrare in mezzo a questa colonnina. Quindi vedete, prendo il filo, rientro sempre le mie tre asoline come prima e chiudo. Ovviamente mettiamo sempre il nostro marker che ci aiuta a vedere bene il primo punto e adesso attenzione, ripetiamo insieme. Allora vedete, questo punto è lavorato, quindi non devo entrare qui ma devo entrare in quello nuovo, diciamo così, e entro sempre facendo una maglia bassa di fatto incompleta perché entro, prendo il filo ma non lo chiudo e poi devo rientrare nel punto che invece ho lavorato. Quindi entro in questo nuovo, prendo il filo, ho due asoline e rientro in questo punto. Ovviamente aggancio sempre il filo e a questo punto ho tre asoline, filo sull'uncinetto, le chiudo tutte e tre. Vedrete che da qui in avanti sarà molto più semplice perché, ripeto, la colonnina è evidente e quindi vediamo bene dove entrare. Quindi entro, rientro e chiudo. E quindi proseguo così ovviamente per tutto il giro. Mi raccomando, lavorate tutti i punti e vi ricordo che dobbiamo sempre mantenere il numero di 30 maglie. Quindi poi togliamo il marker e chiudiamo con una maglia bassissima. Quindi mi raccomando, i punti devono rimanere uguali e come vedete sono ben incolonnati queste maglie basse particolari, diciamo così, a colonnina.
Adesso io vado a fare un altro giro ancora, dopodiché mi fermerò, ma ovviamente anche qua, se volete continuare, ormai avete capito, come si fa. Una catenella, non lavoro questo primo punto, passo direttamente al secondo e poi rientro nel primo. Quindi esattamente come abbiamo fatto finora. E continuo così, vedete, questo è lavorato, non lo conto, passo direttamente a quello dopo e torno indietro. E continuate così fino alla fine del giro. Naturalmente chiudiamo con una maglia bassissima e questo è il risultato finale nel mio caso, ma voi ovviamente potete continuare a lavorare altri giri in altezza o farlo più largo come vi ho spiegato prima. Mantra, questo tipo di filato, è molto pratico per questo tipo di punto perché vedete è un po' elastico, quindi vi aiuta molto quando dovete entrare, rientrare, girare. Ed è per questo che io alla fine ho scelto di fare una rifinitura con il punto gambero, che come sapete non è nient'altro che una maglia bassa presa all'indietro. Altrimenti voi potete rifinire, perché vi consiglio sempre una piccola rifinitura, o facendo un giro di maglie bassissime o anche un semplice giro di maglie basse, diciamo normali. Io invece faccio una catenella e punto il mio uncinetto al contrario, quindi sulla maglia bassa dietro e non in avanti, ecco perché gambero. E poi vado a fare di fatto una maglia bassa semplicissima, è solo dove punto l'uncinetto. Quindi continuo tutto intorno e poi vi faccio vedere l'effetto finale. Arrivati alla fine, io col punto gambero di solito faccio così, lavoro tutti i punti, poi giro e chiudo con una maglia bassissima in questa asolina, questa prima, diciamo, asolina. Dopodiché potrò tagliare il filo e andare a sistemare le mie codine con il mio fantastico ago, di cui vi lascio il link sotto al video nell'info box, come sempre. Ed ecco il risultato finale. Mi piace molto la rifinitura con il punto gambero proprio perché ha questo effetto così attorcigliato con già questo punto colorino. Insomma, secondo me ci stava molto bene. In più il filato tutto sfumato, colorato, mi piace molto. E voi ci potete mettere dentro quello che volete, le clip, i rocchetti, ma perché no anche gli ovetti, ovviamente. Quindi vedete voi l'uso che ne volete fare. Credo di esservi spiegata anche per quanto riguarda adattare il cestino alle vostre esigenze. Quindi più largo, più stretto, un portapenne, cestino più largo, insomma, vedete voi. Avete capito quindi gli aumenti, avete capito come si lavora questo punto molto carino ed effetto, ma avete visto molto semplice. E quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Anzi, come sempre, vi invito a farmelo sapere nei commenti. Mi raccomando, sostenete il canale iscrivendovi appunto al canale e soprattutto condividendo il video con tutte le vostre amiche uncinettose. Io, come al solito, vi lascio all'end card, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!